È stato confermato lo sciopero dei benzinai. Avrà inizio questa sera e proseguirà fino a pomeriggio del 16 dicembre. L'orario dello stop è stato ridotto di circa mezza giornata dopo la richiesta dell'autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che aveva invitato i benzinai a non aggravare una situazione già difficile. I distributori sulla rete ordinaria chiuderanno quindi alle 19 di oggi, mentre quelli sulle autostrade alle 22. E riapriranno rispettivamente alle 15 e alle 14 del 16 dicembre. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento hanno bloccato una gara clandestina tra cavalli con calesse. La corsa è stata scoperta nel tratto di una locale strada provinciale. Protagonisti, due cavalli con calesse e molte persone presenti ad assistere, tra cui anche dei minorenni. La polizia ha identificato e denunciato 38 persone. È stato violato il divieto di organizzare competizioni tra animali e quello di scommesse clandestine. Secondo le stime della Coldiretti, sono oltre 4 milioni i poveri in Italia che, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia, per le feste di Natale saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari. In modo particolare preoccupa la fascia di anziani over 65, soli e in condizioni di povertà assoluta, che sono ben 230.000 e che vedono aggravarsi la propria condizione. A Bergamo nasce il nuovo Emergency Center di Humanitas Gavezzeni, un dipartimento di emergenza di 4.000 metri quadrati, completo di terapia intensiva, stanze di degenza, blocco operatorio e area diagnostica. Questo è un Emergency Center, come abbiamo detto, è dotato di un pronto soccorso con 18 postazioni di osservazione breve intensiva e 4 ambulatori, un TAC, un radiologico, cioè ha tutte le necessità di un pronto soccorso. Questa terapia intensiva direi che ha alcuni elementi di peculiarità. Il primo è sicuramente la funzionalità rispetto a, come vedete, a spazi che non sono stati sicuramente lesinati. Ecco. Ufficialmente entrano qui dentro, possono entrare 8 pazienti più uno in isolamento, ma all'occorrenza, come abbiamo visto durante i mesi precedenti, se c'è un iperafflusso, questa terapia intensiva può aumentare notevolmente le sue capacità. In questo momento ci troviamo nella parte di degenza. Alle mie spalle c'è l'area definita di subintensiva e la postazione infermieristica che ha sott'occhio queste 8 postazioni. Tutte le altre sono stanze singole, ci sono altre 15 stanze singole, tutte in pressione positiva negativa per poter accogliere qualunque tipologia di paziente, anche infettivo. Sono tutte convertibili anche in terapia intensiva qualora ve ne fosse la necessità e i pazienti sono tutti monitorizzati, quindi avremo un sistema di telemetria che consentirà di convergere i parametri dei pazienti in più posti. Uno sicuramente questa, che è una delle postazioni infermieristiche, ma verranno rinviati anche nell'area di terapia intensiva e nell'area del lobby, dell'osservazione breve intensiva, che poi è il cuore pulsante del nostro DEA.